Buonasera e bentornati, buongiorno, buon fine settimana a tutti voi dal nostro appuntamento di Toscana TG 7 giorni. Tante le notizie che abbiamo commentato nei nostri telegiornali nell'arco di questa settimana. L'apertura la vogliamo dedicare a una sorta di ping pong, chiamatela polemica. Insomma, che cosa è accaduto? Che i musei degli Uffizi e la Galleria dell'Accademia sono rimasti chiusi nel Ponte di Ognissanti. Ha tuonato il neo ministro della cultura San Giuliano, poi c'è stata la risposta del direttore degli Uffizi. Abbiamo chiuso perché ci manca il personale, chiediamo rinforzi, ma subito nell'apertura il servizio di Maria Teresa Rabotti che ci fa il punto di quello che è accaduto e poi lo commentiamo con la squadra di 7 giorni. E come sindaco non posso non condividere il disappunto per il fatto che proprio in un ponte così importante, che per Firenze e per l'Italia è stata una grande risorsa per il turismo e l'economia, insomma, i visitatori trovino i due principali musei chiusi. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Telegram, sulla lettera scritta dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano al direttore degli Uffizi Heike Schmidt. Ieri a Firenze musei statali, tra cui gli Uffizi, erano chiusi in un ponte di tutto esaurito e contrariamente allo scorso anno, quando il 1° novembre cadeva addirittura proprio di lunedì, nel giorno di riposo. Se così fosse, e lo riterrei gravissimo, scrive San Giuliano, vorrei sapere come mai in questa circostanza non si sia proceduto come nel passato. Non sfugge alla sua intelligenza, il ministro sta scrivendo a Schmidt, che una chiusura di questo tipo, oltre a costituire una perdita di introiti, rappresenti un danno di immagine per le gallerie degli Uffizi e per l'intero sistema museale nazionale. Intanto oggi il sottosegretario Vittorio Sgarbi tuona contro la pensilina di Sozzaki, la copertura per la nuova uscita degli Uffizi, sostenendo che non andrebbe fatta e che si potrebbe chiudere la questione con un compenso pecuniario per l'architetto giapponese. Io resto dell'idea che un'opera come l'appunto l'uscita dei grandi Uffizi, selezionata da un concorso internazionale da un sacco di anni, debba essere realizzata, perché anche un fatto di serietà, di credibilità di un paese come il nostro, che è un grande paese ricco di musei, di beni culturali, che se lancia un concorso internazionale lo deve portare in fondo. Altrimenti non saremo più credibili quando facciamo i concorsi internazionali. Allora, questa è la situazione. In più, intanto saluto e do il bentornato a Gianluca Tenti che è collegato con noi. Bentornato a 7 giorni, Gianluca. Ritrovati. Allora, c'è stata anche la replica, come dicevamo in apertura, di Heike Schmidt, il direttore degli Uffizi, che ha detto: siamo a corto di personale, chiediamo rinforzi al governo. Poi si è innescata una sorta, come spesso accade, di polemiche. Vorrei la tua fotografia su questa cosa. Beh, diciamo che la chiusura di un museo così importante come gli Uffizi, ma anche come la Galleria dell'Accademia, in un ponte strategico, con una presenza sicuramente alta da parte di turisti e visitatori della città, non è una bella cartolina che Firenze offre. Dall'altro lato, la polemica di natura politica che si è innescata ha portato a emergere una volta di più la carenza di personale che il Polo Fiorentino manifesta ormai da mesi, forse anche da anni, ed è qui l'occasione giusta anche per fare chiarezza su tutto quello che accade. Quello che dobbiamo scongiurare è che una polemica di natura politica parta da un pregiudizio, magari perché questo direttore, che ha fatto molto bene agli Uffizi, è stato nominato in periodi storici differenti, e quindi che questo non sia una stura per andare oltre. Secondo me servono sempre per direttori manager all'interno dei vari musei per consentire una migliore fruibilità e al tempo stesso anche per capitalizzare quello che serve per fare in modo, insomma, che questi musei vadano avanti, raccolgano i fondi necessari anche per tutti quegli interventi di restauro, di ammodernamento, anche in termini di sicurezza, che qualche volta forse lo Stato non è in grado di garantire. Allora, di fatto tu sei entrato già nell'aspetto meramente politico, perché ci sono dei movimenti importanti. Commenteremo anche una notizia che è rimbalzata nel fine settimana, le dimissioni
di Letizia Moratti in Lombardia da vicepresidente e quindi si innesca un nodo verso le prossime amministrative. Ma intanto parliamo del Partito Democratico, perché ci sono alcune dichiarazioni del sindaco di Firenze Nardella, il quale durante la settimana, proprio a Toscana TG, ha detto che il congresso, il prossimo congresso, non sia una faida interna, evocando qualche partito del passato, di correnti. Vediamo il servizio e poi entriamo in politica. Il sindaco di Firenze Dario Nardella vede un rischio serio nel congresso del PD. Uno scontro radicale basato solo sulla scelta del segretario può riprodurre un vecchio vizio, dice in un'intervista, quello di cambiare leader senza cambiare il partito attraverso una lotta di potere che sa di resa dei conti tra la destra e la sinistra del partito, alla fine della quale chi perde va via e chi vince occupa tutto. Questa volta, aggiunge Nardella, sarebbe mortale per il PD. Da qui l'esigenza di innestare un confronto anche acceso e trasparente, ma non distruttivo. Nardella glissa sulla domanda se correrà per la segreteria. Dobbiamo spendere queste settimane per aprirci alla società civile, alle forze civiche, ai giovani, ai territori, mettendo al centro le idee. Per un obiettivo del genere, secondo me, i sindaci e gli amministratori locali sono decisivi. Io sono impegnato per questo e prosegue. Sulla mia eventuale candidatura mi pronuncerò quando sarà il momento, ogni cosa a suo tempo. Il partito, aggiunge, dovrà mettere il tema del lavoro al centro, unire il nord e il sud su un modello di sviluppo economico sostenibile e innovativo e su un'idea di paese che abbia nella forza dei territori la sua ossatura. Allora Gianluca, che mare è quello all'interno del Partito Democratico verso il congresso? Sai, un momento di chiarimento dopo i risultati sicuramente non lusinghieri riportati dal partito a livello nazionale, anche a livello locale, perché bene o male abbiamo commentato per settimane il fatto che Fratelli d'Italia sia prima forza politica votata anche in Toscana, sicuramente per quanto riguarda il Senato, quindi è qualcosa più di un campanello d'allarme per la sinistra. Io credo che sia legittimo un confronto doveroso e prima avviene e meglio, come spesso capita quando ci sono situazioni di crisi, e credo che Nardella abbia anche le carte in regola per ambire a un ruolo nazionale. Quindi tutte le sue uscite d'ora in poi avranno sicuramente una doppia valenza: da un lato quella del leader del territorio, perché è ovvio che l'area fiorentina è uno dei pochi biglietti spendibili a livello nazionale come risultato, e dall'altro anche come ambizione legittima di una guida nazionale. Senti, sul fronte centrodestra, domanda a bruciapelo, ti aspettavi le dimissioni di Letizia Moratti? Beh, era scritto perché ne abbiamo parlato ormai da settembre di questo screzio. Lei è Fontana e non era ricomponibile. Hanno atteso l'esito delle elezioni, la composizione del governo. Qualcuno aveva proposto anche la Moratti come guida diciamo, delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina per trovare una Esatto. soluzione, valutiamola così, diplomatica. In realtà questo non è accaduto e di conseguenza si è arrivati a queste dimissioni che aprono nuovi scenari per la campagna elettorale della Regione Lombardia. Senti, questa settimana Gianluca è stata contraddistinta anche sul fronte governo dello stop dell'obbligo dei vaccini all'interno delle strutture sanitarie, in particolare se ne parla ormai da giorni, i medici Novax. Sentiamo il servizio e poi ti chiedo cosa ne pensi. A partire da domani, stop all'obbligo dei vaccini per medici e infermieri e progressivo reintegro del personale Novax. Resta invece l'obbligo dell'uso delle mascherine all'interno di ospedali e RSA. Sono le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni. Le mascherine invece non tornano nel cassetto da Giorgia Meloni. L'obbligo di indossarle resta per tutte le strutture ospedaliere e per le residenze per anziani, le RSA. Per tutelare le persone più fragili dovranno indossarle i medici, gli infermieri e anche i visitatori. L'ex ministro della Salute Roberto Speranza aveva firmato la proroga fino al 31 ottobre. Ora un'ordinanza del successore, Orazio Schillaci, per impedire la decadenza del dispositivo che è stato il simbolo della pandemia. Anche per l'infettivologo Matteo Bassetti, le mascherine per quanto riguarda il personale vanno tenute negli ambienti più a rischio, i reparti infettivi, pronto soccorso, certe medicine e geriatrie.
e anche i visitatori bisogna che le indossino, vista la fragilità dei ricoverati, è meglio se chi entra negli ospedali abbia la protezione. Sulla stessa linea Massimo Andreoni, infettivologo di Tor Vergata, lo stesso Ateneo di Schillaci. Non ci dimentichiamo, dice, che in ospedale abbiamo spesso focolai di influenza proprio perché il virus è stato portato dal parente di un malato. Allora, Gianluca, questo provvedimento ha innescato ovviamente una ridda di reazioni e di polemiche, se vogliamo usare questo termine. Sì, perché si rischia di dare un segnale errato alle persone che rispettano le norme e le leggi. Si possono contestare e si può prendere atto di quelle che sono le evoluzioni dal punto di vista scientifico, però quando si entra nel tema della sanità, soprattutto da parte degli operatori sanitari, è lecito attendersi un comportamento, non dico più responsabile, perché sarebbe un errore considerarlo tale, ma in linea con quelle che sono le direttive. Dopodiché esistono moltissime opportunità di lavoro, in qualche caso anche lo smart working, in qualche caso il doversi sottoporre nei periodi di crisi a un tampone, magari ogni 48 ore, pur di poter andare a lavorare. Però se il cittadino medio vede una incertezza dal punto di vista della gestione della salute, poi è legittimato a comportamenti non sempre, diciamo, condivisibili. In 30 secondi affido la tua ultima cartolina a un ricordo, il tuo, di quel 4 novembre del 66, l'anniversario dell'alluvione che colpì Firenze, di cui si è ovviamente ricordata la data durante la settimana. Dov'eri, Gianluca? Ero tra le nuvole ancora, ero arrivato sulla terra, sono anzi uno di quei figli, come si dice in battuta a Firenze, portato alla piena, più o meno ero già in rampa di lancio, quindi in quella circostanza non posso ovviamente avere dei ricordi se non la memoria di questa narrazione popolare di un quartiere della periferia di Firenze, la periferia sud, dove accanto a Gino Bartali c'era anche questo straordinario pugile che veniva chiamato da tutti Bebo, che salvò, credo, una ventina Esatto. di partorienti caricandole sulle porte di legno delle varie case che venivano sventrate dal fango, dalla nafta e dall'acqua e portandole in fondo alla viopa dove qualcuno riusciva a prestare soccorso a queste donne. Sono i racconti popolari di una Firenze che un po' ci manca, ma che ci ricorda quanto la solidarietà e il volontariato abbiano contribuito a fare di questo territorio un'immagine spendibile e di dare fieramente orgogliosi a livello internazionale. E così abbiamo fatto anche la ricerca anagrafica di Gianluca Tenti, che bontà sua è molto più giovane di me, per esempio. Grazie Gianluca, buon lavoro, alla prossima. Grazie Buon lavoro. a Gianluca Tenti, questo simpatico siparietto, così abbiamo scoperto l'età anche dei colleghi, ci introduce il tema proprio del 4 di novembre. L'alluvione che si abbatté su Firenze, ma che colpì anche la Toscana a Grosseto e dintorni. Noi abbiamo scelto due servizi che la collega Caterina Gonnelli ha realizzato attraverso un sapiente archivio storico. Il primo è la storia delle piene che hanno contraddistinto questo curioso e singolare, perché no, grande fiume, l'Arno. Dal 1177 Firenze ha subito 56 piene con allagamento dell'area urbana. Di queste, 8 fra le più disastrose si ebbero nel 1333, 1547, 1557, 1589, 1740, 1758, 1844 e nel 1966. Una sorta di maledizione. Per ben 3 volte l'evento si è ripetuto negli stessi giorni. La notte fra il 3 e il 4 novembre, e nello stesso punto il fiume ha rotto gli argini nella zona del Ponte alle Grazie sulla riva della Biblioteca Nazionale. C'è chi dice che quelli siano i giorni di Satana, i giorni dei santi e dei morti. Si è speculato anche sulle date 1333, 1844, 1966, e alcuni superstiziosi hanno pensato che il diavolo voglia mettere alla prova gli uomini per convincerli che l'unica realtà esistente è quella terrena. In realtà,
I colpevoli sono la natura e gli errori umani. C'è però una letteratura antica sulle alluvioni di Firenze, grazie a cronisti, storici e scrittori. A Giovanni Villani si deve il racconto del crollo dei ponti a Santa Trinita della Carraia nell'ottobre 1269 e del Ponte Vecchio nel 1333. A Giovanni Battista Adriani quello dell'agosto 1547 con 100 vittime. Bernardo Segni, Scipione Ammirato e Giuseppe Ajazzi sono altri testimoni eccellenti e nel Museo Firenze Comera sono conservate immagini dei tempi antichi, quando l'Arno entrava in città almeno una volta ogni 100 anni. Allora, abbiamo visto il primo di due servizi, l'altro lo vedremo fra qualche istante, firmati da Caterina Gonnelli, che hanno un po' ricostruito la storia di questa terribile alluvione che devastò Firenze e non solo. Abbiamo detto del capoluogo toscano, di Grosseto, ma ricorderete che l'alluvione si abbatté anche nel Veneto e colpì Venezia. Noi, per ricordare questa data, ma soprattutto per fare il punto della situazione a tanti anni da questa tragedia, siamo collegati per 7 giorni con Marco Bottino, che è il presidente del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno. Presidente Bottino, bentornato a 7 giorni. Grazie, un saluto a voi, a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Bottino, intanto la domanda canonica che facciamo spesso quando cerchiamo di ricostruire un po' i ricordi e le testimonianze. Io e lei nel 66 eravamo abbastanza piccoli, non diciamo l'età precisa, ma comunque eravamo vicini alla scuola elementare più o meno. Che ricordi ha di quel 4 novembre, Presidente Bottino? Ma guardi, io ho un ricordo chiaro, distinto, perché non ero a Firenze, io ero da parenti a Ferrara, ovviamente non c'erano telefoni, non c'era internet, non c'era la possibilità di telefonare, e ricordo che arrivammo alla stazione di Firenze e non ci si poteva spostare. Rimanemmo bloccati sul treno e mio padre scese ed andò a informare, mio padre a ferroviere, a informarsi della situazione e trovò il piazzale della stazione completamente allagato, con l'impossibilità di andare a casa e anche di telefonare ai familiari. Noi allora stavamo a Campo di Marte per avvisarli di questo problema. Ricordo quel dramma, ricordo un altro ricordo nitido, era mia mamma che usciva di casa per andare a comprare il pane, a fare la fila, ricordo mio padre che attraversava la città per andare a prendere l'acqua con le taniche, quindi ricordo quel dramma. Come abbiamo fatto tutti, come bambino rimasi molto impressionato, salvo non vedere l'alluvione nella sua dimensione più drammatica, ma capì da come si muovevano gli adulti, avevo 5 anni, allora, che era successo qualcosa di irreparabile e di drammatico. Senta, le faccio una domanda. Quando lei ha preso in mano questa situazione da presidente del Consorzio di Bonifica, gli viene ogni tanto di ripensare a questi ricordi che lei ci ha un po' raccontato adesso? Ma guardi, dico la verità, io a quei ricordi mi sono ispirato, nel senso che ho uno sconfinato amore per i fiumi e ovviamente per la manutenzione, ho credo anche una conoscenza abbastanza approfondita. Quello che io ho sempre desiderato, e devo dire in parte ci siamo riusciti, è quello di trasformare l'Arno da quel posto dove poi negli anni successivi col babbo andavamo sulle spallette dell'Arno a vedere queste grandi ruspe che dragavano in fondo, a trasformarlo in un luogo vivo. Ricordo da adolescente, da adulto come lei, quando c'erano le piene, le persone sulle spallette a vedere questo tanto temuto fiume, salvo poi dimenticarlo per il resto della stagione. Ecco, quello credo che un risultato che hanno ottenuto le istituzioni toscane e fiorentine in questo senso è di aver restituito la concezione del fiume ai fiorentini. Tant'è vero che noi abbiamo messo mano a un'opera di prevenzione e manutenzione importante e ora il fiume è una grande autostrada verde, una grande strada verde all'interno della città. Allora, ne parliamo subito. Intanto, per dare un contributo in più a coloro che ci seguono da casa, vi proponiamo il secondo servizio di Caterina Gonnelli, che racconta proprio di tanti episodi in quella giornata di festa. Il 4 novembre era festa, però il bilancio, purtroppo, malgrado fosse festa, fu pesante nel numero delle vittime,
dei feriti e dei dispersi, ma ci sono anche delle storie particolari che ci racconta la collega. L'alluvione di Firenze è un evento storico che segna la storia della Toscana e del paese. L'acqua invade la città con 250 milioni di metri cubi di acqua e 600.000 di fango. In uno scenario apocalittico, in una città ad alto rischio epidemie, senza luce, acqua e collegamenti telefonici, l'ironia e lo spirito toscano riescono a sopravvivere. Nei primi giorni successivi all'alluvione, oltre ai danni provocati dall'acqua, ci sono quelli prodotti dal fango che deve essere rimosso prima che si essecchi completamente. Gli aiuti dal governo stentano ad arrivare e la cittadinanza inizia a rimboccarsi le maniche nel tentativo di salvare persone, cose e patrimonio artistico. L'umorismo, la sagacia e l'irriverenza toscana non vengono perse neanche in queste ore di tristezza e duro lavoro. E le vetrine si riempiono di cartelli satirici contro il governo. Si inizia a raccontare la storia del salvataggio di un convento di suore. Mentre i soccorritori aiutavano le monache a mettersi in salvo dalla piena, i primi bestemmiavano e le seconde pregavano. Sulle vetrine, devastate, fioriscono cartelli impensabili in un'altra parte del mondo. Un legnaiolo d'Oltrarno sul bandone del suo laboratorio distrutto appiccica un foglio di carta gialla con su scritto «Chiuso per umido». Dalla mota al consumatore, prezzi sott'acqua. Fu in questo modo che si cercò di far riprendere l'economia spicciola dell'acquisto. Un trattore di Santa Croce festeggia la riapertura con un menù dedicato al trionfo dell'umido. Un negoziante di Via dei Servi trova fra gli scaffali un pesce d'Arno che nuota allegramente, lo raccoglie, lo mette in un boccione e nella vetrina completamente vuota di merci mette il cartello «Alluvio il figlio del diluvio». Poi c'è la scena di un vecchio disperato che cerca nel groviglio delle auto in Sant'Ambrogio e dintorni il camioncino con cui porta frutta e verdura al mercato. A Dio si rivolge con i pugni al cielo. «Io non so più che dirti». La bestemmia in quello scenario apocalittico si trasforma in preghiera e pare che un raggio di sole si sia fatto strada tra le nuvole in segno di speranza. Allora, tanti ricordi, Presidente Bottino, insomma, questo ci permette anche di dire sempre quanto i fiorentini si siano rimboccati le maniche da subito. Ricordiamo fin dalle visite immediatamente successive di Papa Paolo VI, del Presidente della Repubblica Saragat, insomma la gente era già in strada a lavorare fino dalle ore che seguirono l'esondazione del fiume. Lei diceva autostrada verde, a che punto siamo? Ma guardi, diciamo, noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in termini di manutenzione ordinaria e anche straordinaria di prevenzione. Abbiamo costruito piste d'accesso che ci consentono di arrivare a noi, ovviamente anche gli eventuali soccorritori, in tempi molto rapidi. Abbiamo messo in sicurezza le sponde dell'Arno, liberandola dalle alberature pericolose che in caso di piena potrebbero essere trasportate, e stiamo cominciando la fase 2, oltre al monitoraggio delle alberature, per renderle, fra virgolette, compatibili con il fiume, come lei sa, ricominceremo a piantumare essenze diverse. Quindi l'uomo, come non piace a molti, non piace a tutti, ma come regolatore del fiume. A Varlungo pianteremo ciliegi, peri, peschi, per dare un segnale chiaro che il nostro grande fiume è parte di noi. L'avevamo abbandonato a 50 anni, c'erano cresciuti alberi alti decine di metri, incompatibili con la permanenza sugli argini. Adesso i fiorentini, e in tanti lo riconoscono, e questo si deve al tributo di bonifica, che ringrazio fin d'ora i fiorentini per aver accettato, nonostante ovviamente siamo una città dove ovviamente la polemica è di casa, aver accettato questo tributo e aver compreso a cosa serve. Serve a garantire sicurezza, ma serve anche a garantire bellezza. Le rubo ancora 30 secondi alla sua pazienza. Dunque possiamo dire che l'Arno è più sicuro grazie a questi interventi. Aggiungiamo anche, per esempio, che Bilancino può cooperare in senso molto importante nel caso di piene, diciamo, sostenute verso la grande città. L'Arno è più sicuro? L'Arno è più sicuro, abbiamo mitigato il rischio soprattutto con le opere che sono state costruite, le case di espansione di Fine, quella costruenda di Pizzioni, quella di Renai, il rifacimento della diga di Levane. C'è in moto
un meccanismo di ulteriore mitigazione del rischio che ci fa vedere il fiume con un po' meno timore. Ma vede, il tema vero è un altro, che noi ci siamo preparati a gestire il nostro grande fiume e adesso invece ci troviamo ad affrontare rischi, come dimostra l'alluvione delle Marche o i problemi che sono stati a Bagnarripoli, che riguardano gli affluenti minori. Cioè noi ricordo tutti che insomma l'Arno esondò dopo circa una settimana, otto giorni di piogge intense e continuative. Sfido chi ci ascolta a ricordare quattro giorni consecutivi di pioggia negli ultimi anni. Non c'è dubbio. Adesso abbiamo le bombe d'acqua. Bombe d'acqua che ci impongono, e noi stiamo lavorando da anni anche su questo, una manutenzione sempre più capillare che però sempre più si scontra con la presenza umana. L'uomo ha mal costruito infrastrutture che ostacolano questi piccoli corsi d'acqua e ogni tanto ricevono una portata d'acqua tale che li costringe a esondare. Faccio un esempio, se me lo consente, su tutti, che è un torrente, cioè a Scandicci, che divide in due l'Italia, perché quando esonda attraversa l'autostrada e blocca l'Italia in due. Quindi un corso d'acqua minore, piccolissimo, ma al quale stiamo mettendo attenzione, realizzando una piccola cassa d'espansione per contenere i troppi volumi d'acqua. E non dimentichiamo, Presidente Bottino, facendo una battuta in conclusione, che in questi mesi voi vi siete dovuti occupare non tanto delle alluvioni quanto della siccità, perché sono stati mesi di scarsa piovosità e quindi ci sono stati dei problemi. Grazie al Presidente Bottino, buon lavoro. Grazie a Marco Bottino. E così abbiamo fatto anche questa importante finestra sul 4 di novembre. Adesso gli altri servizi di Toscana TG, 7 giorni. C'è una memoria agli atti del procedimento per la morte di Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni inghiottita dal macchinario al quale stava lavorando nell'orditura di via Garigliano Aoste, che introdurrebbe elementi inediti nella ricostruzione dell'incidente e più in particolare nella manomissione che avrebbe impedito all'orditoio di fermarsi dopo aver agganciato il corpo. È la memoria difensiva depositata in sede di udienza preliminare dall'avvocato Melissa Stefanacci, difensore di Mario Cusimano, il tecnico manutentore accusato di omicidio colposo e di rimozione delle cautele antinfortunistiche, per il quale il 13 dicembre comincerà il processo con rito ordinario. Resta da definire solo la sua posizione dopo il patteggiamento dei datori di lavoro, i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, condannati rispettivamente a 2 anni e a 1 anno e 6 mesi, entrambi con pena sospesa. Il documento in questione potrebbe scombinare tutta la vicenda per come è stata raccontata fino ad oggi. Il lavoro svolto dalla difesa di Cusimano si sarebbe concentrato sull'orditoio gemello, vale a dire sul macchinario uguale e identico a quello assegnato a Luana D'Orazio. Nel libretto che accompagna l'orditoio sarebbero state trovate un'annotazione relativa al funzionamento dei circuiti e una firma che apparterrebbe a un tecnico elettricista. Accanto a questo ci sarebbero anche le dichiarazioni di alcuni operai dell'orditura che avrebbero detto di aver visto qualche volta al lavoro sugli orditoi quell'elettricista insieme a un collega. Dalla prima ora dell'incidente costato la vita a Luana D'Orazio, la procura ha ipotizzato 2 reati uguali per tutti gli imputati, l'omicidio colposo e la rimozione delle cautele antinfortunistiche, ipotesi quest'ultima passata dal vaglio di una superperizia che proprio la procura ordinò sull'orditoio, chiamando perfino in causa la casa costruttrice affinché decifrasse i dati estrapolati dal macchinario in modo da aver chiaro il suo stato quando si verificò la tragedia. La materia è complessa e sarà uno degli snodi centrali del processo che si aprirà tra 1 mese e mezzo, uno snodo che l'avvocato Stefanacci approfondirà anche attraverso il lavoro svolto dal suo consulente.